è una cosa piuttosto pregiata, quindi è stato usato non so quante volte, ma non c'è il primo uso effettivo con danni grossi fu a livello delle attività di mafia di Vasa, che mi risulta a me. Sì, quello che io volevo dire di fatto era non tanto la pregiatezza del che era un prodotto che andava in quella direzione precisa, e fino all'81, se ho capito bene, era anche liberamente commerciabile. Non liberamente. Volevo che me lo spiegasse. Allora, se spiego subito. L'esportabilità. Non era esportabile in Italia, di questo ve lo posso garantire, perché per essere esportato in Italia doveva essere riconosciuto dal Ministero dell'Interno, dalla Commissione Armi e Esplosivi, che praticamente lo riconosce come prodotto per impiego militare o impiego civile e lo classifica tra gli esplosivi, virgolette, di seconda categoria, secondo la precedente, e può essere venduto, in Italia adesso attualmente può essere venduto. E da quello che è l'informativa che c'è su internet, fu credo adoperato in anni in cui ero ancora studente all'università. Però ecco il problema, che essendo molto volatile, o non si spiega avanti, o se no non si trova più niente. Però io lo ipotizzo ovviamente. Ma ipotizza sulla base di che cosa? Sulla base del divento, del BGTN, e diventi golden in grado, perché non si fa una dinamica.